1970 la regia era di Romolo Siena. A voler interpretare per noi qui a Arigoggio domani Barbera Champagne è il signor Antonio Vittigli. Come sta? Bene. Emozionato? Un po', sì. Un pochettino? Sì. No, perché? No, non deve assolutamente. Che cosa fa nella vita? Sono impiegato. No, deve parlare vicinissimo al microfono anche quando canta, se no non sentiamo niente. Sì, sì. L'impiegato non si può dire dove, no, non fa niente. No, no, non importa. Sposato? Sì, sì. Figli? Sì, due. Perché ha scelto questa canzone? Parli vicinissimo al microfono. Perché mi ricorda un po' gli anni verdi della mia gioventù. Ah, sì? Sì. Barbera o Champagne? Quali dei due? Tutti e due, potendo dice tutti e due. Sì. Senta, se lei è abbastanza sereno, io la lascio alle prese con Stefano Palatresi e con il nostro pubblico. Sì? Sì. Allora, Antonio Vittigli, Barbera e Champagne. Grazie. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore a un tavolo di un bar, il suo vicino in abito da sera, triste col suo bicchiere di Champagne. Sono passate già quasi 3 ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amor. Barbera e Champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amore, parapapà, per colpa del tuo amore, parapapà. Ai nostri dolori insieme brindiamo, col mio bicchiere di Barbera, col tuo bicchiere di champagne. Colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, si è fatto tardi, ormai bisogna andare. Giusto, però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'onestà, molto piacere vede, io per ora sono disoccupato, ma chissà. Barbera e Champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amore, parapapà, per colpa del tuo amore, parapapà. Ai nostri dolori insieme brindiamo, col mio bicchiere di Barbera, col tuo bicchiere di champagne, col mio bicchiere di Barbera, col tuo bicchiere di champagne. Grazie, grazie, grazie. Lo sa, signor Antonio, che lei è riuscito a rendere una canzone milanesissima, se vogliamo, molto, molto romana. Lei di dov'è? Sono di Ceprano, provincia di Frosinone. Insomma, vicino. Non stiamo dando lontano, no? Siamo vicini. Ecco, allora, Loretta, vorrei dire solo una cosa. Vorrei inviare, approfitto di quest'attimo per inviare un saluto a tutti i cepranesi. Certo, anche noi ci associamo. Tanti cari saluti. Grazie. È stato bravissimo. Grazie. Arrivederla, signor Antonio. Cose belle. Allora, volete venire qui a bere Barbera e Champagne? Sì, scrivetemi. Loretta Goggi, la scena che avreste voluto vivere presso ieri, Goggi, domani, via Castello.